Buonasera, Massimo Causo, curatore di Onde. Abbiamo Mehdi Meddaci, autore di Tenir les murs, il primo dei due film che compongono questo programma, insieme a Crazy and Thief di Cory McAbee. Mehdi Meddaci è un regista che giunge al cinema da una formazione artistica, letteraria, studi di fotografia, ben presto poi messi, come dire, in forma dalla frequentazione alle Frénois, che è una fucina di arti e di cinema in cui appunto tutto viene ben congegnato. E il film che stiamo per vedere in realtà è, come ci spiegherà di sicuro meglio di me lui stesso, è il frutto appunto di un percorso creativo-artistico che passa da una videoinstallazione e che ha più forme, no? Di cui questa è una delle, quella che stiamo per vedere, è quella cinematografica. Lascio la parola a lui per dirci qualcosa del film, dando poi appuntamento per il Q&A al termine della proiezione di Tenir les murs, quindi interromperemo il ciclo della programmazione e poi faremo andare il film di Cory McAbee. Buonasera. Tout d'abord, je suis très content d'être là ce soir à Turin pour projeter ce film, Tenir les murs, qui est un des premiers films en fait que j'ai réalisé en tant que film pour la salle de cinéma. Buonasera, sono molto felice di essere questa sera qui a Torino a presentare Tenir les murs, che è il primo film che io realizzo per la sala cinematografica. Alors oui, c'est vrai, donc je n'étais pas trop prédisposé à faire du cinéma. C'est venu dans un cheminement qui en effet est parti d'abord d'un cheminement très plastique au départ. Je dessinais beaucoup. Après j'ai fait des études de photographie et j'ai terminé à travailler l'image en mouvement, mais toujours proche de la photographie. È vero che effettivamente non ero particolarmente predisposto al cinema in una fase iniziale e che ci arrivo attraverso un percorso che parte dalle arti plastiche. All'inizio disegnavo più che altro e in seguito sono passato alla fotografia e poi all'immagine in movimento, ma sempre filtrata dalla fotografia. On parlerà après vraiment de tous les rapports che existent dans ce travail qui quand même vacille entre plusieurs champs nécessaires, qui sont celui pour moi d'aller vers la salle de cinéma, parce que je me suis rendu compte que de même mon travail plastique en fait et photographique, la question du réel et la question de l'autre et la question du peuple, de certains peuples, était très nécessaire pour moi d'aborder. Et juste, je vais dire que ce film, il a été donc réalisé en 2011, lors d'une résidence au 104 à Paris, où j'ai pensé un film. D'abord, c'est là où on pourra parler après de ces enjeux, j'ai réalisé un film autour de la question de comment faire un film à partir d'un non-mouvement, à partir d'une attente, et donc de ce fait d'une non-histoire. Mais pourtant, paradoxalement, d'essayer de traduire une histoire très proche du photographique, c'est-à-dire la trace d'un réel. Mais bon, je pense que tout ça, on en parlera après. Donc ce film, c'est une trajectoire, c'est une première tentative, c'est un essai. Et j'espère que vous en ferez une bonne réception. Merci beaucoup. Sicuramente in seguito mi sono reso conto che il rapporto che io avevo instaurato sul lavoro vacillava tra vari campi diversi, campi necessari per riuscire poi ad arrivare finalmente alla sala cinematografica, in quanto mi sono reso conto che il lavoro più plastico, più sulla fotografia, non mi era sufficiente per affrontare delle questioni che si ponevano in modo sempre più urgente, cioè la questione del reale, dell'altro, del popolo, o meglio dei popoli e di alcuni popoli, per cui si è reso necessario realizzare questo film, cosa che ho fatto nel 2001 durante uno stage a Parigi,
un film, ed era questa la sfida che volevo affrontare, sull'attesa, sull'assenza di movimento, paradossalmente, poiché si tratta di un film, eppure, malgrado questa